perché Bitonto promette bene. Siamo contenti di essere qui con un evento poi fortemente voluto dall'amministrazione ed è per noi davvero una grande gioia essere qui per la quarta finale regionale, che ha un titolo importante, un titolo prestigioso, quello di Givova, che è un marchio nazionale che accompagna tutte le tappe di Miss Italia. E questa sera avremo la possibilità di conoscere quale sarà la Miss che, grazie a Bitonto, potrà rappresentare la nostra splendida Puglia alle prefinali regionali. In passerella le nostre 21 ragazze, le nostre 21 concorrenti per questa quarta finale regionale qui a Bitonto. Patrizia Mirigliani, che devo dire, monitora sempre tutto quello che facciamo. Lei è sempre molto molto presente in tutte le tappe, si complimenta davvero per tutto quello che organizziamo, ma particolarmente si complimenta con chi, con classe, con dedizione, soprattutto professionalità, organizza tutto questo. Da aprile 2022 per Patrizia Mirigliani è la nuova agente regionale di Miss Italia in Puglia e da quest'anno anche in Basilicata. Lei è Carmen Martorana. Buonasera Bitonto, ma che bella buonasera, presentazione Carmen. Che mi hai fatto. Allora, sono particolarmente emozionata per essere qui perché sono molto legata alla città di Bitonto. Ho un carissimo amico, lo stilista Giulio Lovero, con cui tante delle cose dette da Cristian le abbiamo fatte insieme fra Parigi, Vienna, Dubai. E poi la vice sindaca Marianna Legista, una donna straordinaria. Ho detto prima le mie miss, avete visto che bella donna, tante volte cerco di dare loro un esempio di determinazione, di bravura, di intraprendenza, e tu Marianna lo sei, quindi io ti ringrazio per aver voluto l'evento di Miss Italia qui a Bitonto. Io vorrei un applauso grandissimo per chi vive come noi questa vita abbastanza impegnativa e frenetica, per Jerry, un agente che purtroppo, l'agente mitico di Toscana, lui ha lanciato tantissime ragazze e tante Miss Italia sono toscane, purtroppo ieri è venuto a mancare. Quindi dico veramente, forse la fatica di questo lavoro, quindi io vorrei mandare un bacio a Jerry, ciao Jerry. Show must go on. Sempre. Lo spettacolo deve continuare e io vi lascio nelle mani del bravissimo Cristian Binetti. Grazie Carmen. Buon divertimento. Carmen Martorana. Buonasera a tutti. Ciao, ciao Federica, Cristian. Buonasera. Ciao Bitonto, buonasera. Come stai? Bene, emozionata, tantissima gente, bellissima città davvero. Molto accogliente. L'anno scorso tu eri in gara, eri una di loro, adesso sei insomma qui con me. Insomma, le cose cambiano da un anno all'altro, eh? Devo ammettere di sì, perché se mi avessero pronunciato una cosa del genere un anno fa, devo essere sincera, non ci avrei mai creduto. Quindi il fatto di trovarmi qui su questo palco, tra l'altro a fianco a te Cristian, devo dire la verità, è qualcosa che mi emoziona particolarmente. Allora, sarai brevissima e rimarrai appunto tutto il tempo sul palco. E allora, pubblico di Bitonto, ci siete? Siamo pronti ad accogliere le Miss? Federica, facciamo anche il mio tre, facciamo gridare il pubblico di Bitonto, mi dà una mano, andiamo? Assolutamente sì. Uno, due, tre. Ecco le Miss per questa quarta finale regionale. Qui Tiziana Lo Console, nel ricordo di Raffaella Carrà.
Quiero ser ya más abandonada. Quiero serlo, no quiero serlo. ¿Cuántas lágrimas he derramado? ¿Cuántos besos he desperdiciado? Él decía que era culpa mía. Ya no la veía su libertad. Yo le dije, si no estás tú, ¿qué voy a hacer si no estás tú? Y he sabido que es peligroso decir siempre la verdad. Sí, un día te has sentido enamorada. No, no digas que le quieres, cállalo. Yo le dije, si no estás tú, ¿qué voy a hacer si no estás tú? Y he sabido que es peligroso decir siempre la verdad. Por eso aquí tengo yo esta fiesta, pero sin ti. Fiesta, qué fantástica, fantástica esta fiesta. Qué fantástica, fantástica esta fiesta. Esta fiesta es la que descubrí su amor. Ricordare, grazie a te, che sei appunto riconosciuta anche come socia nazionale della nostra Carrà nazionale, è davvero per noi una parentesi importante, doverosa, perché appunto Raffaella Carrà è un'artista amata ancora da tutti. Quindi grazie a Tiziana Lo Console. Grazie per essere ancora qui, insomma, perché tra pochissimo vivremo il verdetto finale, scopriremo solo il nome della ragazza, perché sarà solo una a vincere la fascia di Miss Sport Givova, un marchio davvero importante. In prefinale se ne parlerà, ma in attesa del verdetto io adesso vi faccio anche cantare. You feel like heaven to touch. I wanna hold you so much. And long lost last right. And I take a girl in my life. You're just a beautiful baby that can't take my eyes over you. Out of the way that I stare at, there's nothing else to compare at. That left me dealing this week. That not the world left to speak. But if you feel like I feel, that let me know there's a river. You're just a good souvenir that can't take my eyes over you. Elena Cappiello.
brava, brava, splendida. Giulio, ti sei superato, eh? Io sono laureata in scienze motorie, arrivai prima al concorso ad Urbino. Voglio ritornare in forma perché adesso faccio sport da tavola e quindi li voglio anch'io questi vestiti, te lo dico. Comunque, mette il caftano è sempre Giulio Lovero. Giulio Lovero, Miss Lady di Bitonto. Grazie Giulio. Elena, tu hai sempre il potere di rivoluzionare le mie scalette che nascono tutte belle quadrate e poi con la tua voce diventano davvero... Come si può con questa musica? Mi hai fatto salire la Martorana pure sul palco. Poi oggi... Oggi, come si suol dire, gioco in casa, no? Ah, quindi... sì, giusto. Okay. Allora, ragazze, tra di voi c'è la Miss Givova. Allora... Sentiamo un po' il pubblico cosa dice. Posso? Così gridano un po'. Secondo voi, che Miss dovrebbe vincere questa sera? Ditemi un numero. A vincere il titolo di Miss Givova Sport 2023 e rappresenterà appunto la Puglia in prefinale nazionale... è la numero 4, Elena Sarcina. Elena è la vincitrice di Miss Sport Givova qui a Bitonto e rappresenterà la nostra amata Puglia in prefinale nazionale. Sono veramente emozionata, non me lo aspettavo, però sento davvero di poter rappresentare questa fascia per l'amore che ho per lo sport, per quello che ha significato nella mia vita, quindi sono veramente emozionata e contenta, grazie a tutti davvero. Brava Elena Sarcina, la nostra vincitrice. Giuseppe Sifanno, hairstylist bitontino, e poi abbiamo Miluna anche. C'è la collega. Venga Framesi, quest'anno Framesi sponsor nazionale di Miss Italia, Miluna che dà, porge il cadeau, Francesco, ecco, pane qui. Bianco proprio della pane gioielleria bianco. Qui di Bitonto, e poi la nostra bellissima Miss Italia tricolore, è lei che inaugura ormai il nostro evento sempre con appunto l'omaggio Givova. Io vorrei ringraziare lo staff. Allora, Giuseppe Dalbis, tutto quello che vedete pubblicato su, diciamo, a livello di rassegna stampa in merito suo, eccolo qua, il mio addetto stampa che oggi diceva sforniamo comunicati come panini perché il pre, il post, diciamo, abbiamo eventi tutti i giorni. Poi l'ho menzionato prima, Giuseppe Carone per Antenna Sud, Vito Bozza, fotografo da Matera per quanto riguarda le foto ufficiali che vedrete sul sito, e poi abbiamo Antonella Marzella, l'avvocato che proprio presidia la giuria, redige il verbale che viene inviato alla direzione nazionale, Antonio Monno, il coordinatore logistico, la persona con cui io fianco a fianco faccio chilometri e chilometri per poter incontrare le amministrazioni in tutta Puglia e Basilicata. E poi ancora tutto il service, io vorrei un applauso per il service Audio Luci, Palco, Passerella, sono qui da questa mattina instancabilmente per montare tutto. Ovviamente ringrazio il sindaco di Bitonto, spero di non aver dimenticato nessuno. E poi il valore aggiunto di quest'anno è la bravura di Cristian Binetti. Bravo. Non diciamolo in giro, Carmen Martorana. Elena Cappiello, dove sei? Tiziana La Console, grazie a tutti davvero per essere stati qui con noi. Federica Todisco. Siamo stanchi, ma non ce ne vogliamo andare. Grazie. Giuria, voi ciao, arrivate Giulio. Qui sul palco per le foto. Grazie. Bitonto, buonanotte, ciao Bitonto. Appena terminata questa nuova tappa, Carmen Martorana ci porta a Bitonto e conquista anche tutto il pubblico di Bitonto con una nuova fascia.
non potevamo pensare a città migliore per Miss Givova Sport, visto che appunto Bitonto è una città sportiva, ha vinto il campionato italiano con la squadra femminile di calcio, quindi insomma felice che poi anche la fascia sia andata ad una ragazza che dà molta importanza allo sport. Ed ecco la nostra Elena, la nostra nuova vincitrice con Miss Sport Givova. Sono molto contenta di aver vinto questa fascia e penso davvero di poter rappresentare appieno il ruolo che mi è stato dato. Sono molto emozionata. E allora Elena, Carmen, salutiamo il pubblico di Antenna Sud che continua sempre a fare un grande tifo per noi e per le nostre miss. Ciao, alla prossima puntata!